Si chiama Discover Pesaro ed è il primo consorzio della provincia di Pesaro specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Un nuovo soggetto che nasce dalla volontà di 8 tour operator esperti in incoming e accoglienza che operano da anni sul territorio proponendo in Italia e all'estero vacanze all'insegna della cultura, dello sport e dell'enogastronomia. Nasce da tempi piuttosto lontani, diciamo da prima del Covid, perché ci siamo uniti a livello regionale con un'associazione che si chiama Inside Marche Live e abbiamo cominciato a fare gruppo già da allora. Abbiamo poi studiato qui a livello locale, perché siamo la maggioranza degli operatori, la stragrande, forse i più rilevanti sicuramente sul territorio, deciso di approfittare del volano importantissimo che è quello che è Pesaro Capitale della Cultura 2024, per poi proporre a livello globale Pesaro e il territorio di Pesaro. Noi facciamo promozione e commercializzazione. Siamo tutti insieme, siamo molto uniti, abbiamo deciso di mettere soldi. Non saremo noi personalmente come aziende, ma sarà Discover Pesaro che lavorerà per essere a disposizione del territorio, per vendere il territorio nel giusto modo. Dobbiamo ringraziare anche la Confesercenti che ci darà spazio nei loro uffici, perché abbiamo deciso di prendere un ufficio e appoggiarci a loro. Avremo i nostri dipendenti dell'associazione, che non sono, ribadisco, i dipendenti nostri, inteso come Break in Italy o come Tuquitur o come altri operatori, e che quindi è una cosa che daremo sostanzialmente copertura a 360 gradi sul territorio. Il consorzio diventa così uno strumento eccellente per la promozione turistica anche in vista del grande evento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Si dice sempre che l'unione fa la forza, in questo caso lo auspichiamo particolarmente, perché c'è bisogno di sinergie, c'è bisogno di interlocutori unici o il più possibile, diciamo, univoci, per andare a definire la strategia anche di quello che è l'obiettivo, cioè al di là dell'estate, dei periodi che turisticamente saranno già in overbooking già da quest'estate, ma di poter distribuire meglio i canali di pubblico per un'Europa che non ha i nostri tempi di vacanza, dove dalla Germania in particolar modo, ma non solo, i canali di pubblico sono differenziati durante l'anno, i paesi scandinavi, Nord Europa. Quindi per fare questo serve un lavoro mirato che parte dalle promozioni delle fiere fino al calendario da ragionare assieme rispetto ai momenti principali su cui puntare. Quindi per questo un interlocutore, diciamo, coordinato come Discover Pesaro su tutto il territorio provinciale può essere prezioso. Dico tutto il territorio provinciale perché naturalmente la capitale italiana, e non solo, ma abbiamo deciso assieme agli altri comuni di condividerla nella programmazione in 52 settimane che toccheranno tutta la provincia, che quindi sarà anche una promessa di ritorno per chi magari ovviamente non potrà fare 52 appuntamenti, ma verrà a visitare Pesaro o la provincia in un determinato periodo. Quindi più saremo univoci e coordinati in questo messaggio, più sarà forte la voglia di conoscere tutta la provincia e di tornarci più volte e farci diventare veramente, con l'aiuto della Capitale 24, una delle prime destinazioni di riferimento d'Italia.